Sibilano alla vigilia di Reggio Andria o a Lorenzo, il calendario dice meno 7. La classifica qual è il conto alla rovescia? Ma noi dobbiamo cercare di arrivare ai 40, fatidici 40 punti che potrebbero sancire il raggiungimento del nostro obiettivo, che è la salvezza. Quindi ora ce ne mancano ancora 7, quindi dobbiamo cercare di raggiungerli il più presto possibile, sapendo che comunque le ultime partite sono le più difficili, perché non c'entra ormai la squadra che si va ad affrontare, ma anzi, forse le partite più difficili sono anche quelle che affronti contro squadre di medio-bassa classifica che devono raggiungere la salvezza come noi. Dicevamo 7 punti, grosso modo, mancano l'obiettivo. Può essere un vantaggio affrontare squadre dirette concorrenti come Giulianova, Pescina, la Cavese? Sì, quelle, ti ho detto, sono le partite più difficili, però dobbiamo cercare di sfruttare specialmente i turni casalinghi per poter tirarci fuori il prima possibile da questa situazione. Domenica mancavano giocatori come Pomante e Iennaco, domenica prossima mancheranno altri come Dumbia e Mezzavilla, però la squadra risponde sempre benissimo comunque. Sì, questo ne dà atto a tutti quei giocatori che magari hanno giocato un po' meno e quindi sono bravi a farsi trovare pronti nel momento opportuno, quindi chi ha sostituito Iennaco o Pomante la partita precedente, chi sostituirà Dumbia e Mezzavilla in questa. Quindi siamo fiduciosi, sono tranquillissimo quando qualsiasi giocatore magari sostituisce uno che ha giocato un po' di più. Grazie e buona fortuna. Prego, grazie.